Teatro Franco Parenti, siamo qui con due cari amici che sono Giulio Iacchetti, 1966, no, e ci troviamo 15 giorni praticamente. E giovane design italiano, noi ci chiamano ancora giovani design italiani, ci siamo nel 66, Giulio, che è veramente deprimente, no? Abbiamo 43 anni, ne dobbiamo ancora fare 44. È deprimente, noi siamo i giovani design italiano. Giulio è qui insieme al finissimo intellettuale, carissimo amico e Franco Bonelli, uno che gioca con numero 10 per capirsi, cioè fa quello che vuole in campo. E, insomma, loro due sono stati chiamati per parlare oggi di Rinascimento italiano. Ragazzi, qui abbiamo tra l'altro un bellissimo sfondo che è la piscina Mario Botta, una piscina comunale totalmente in disuso, cioè nel cuore di Milano c'è questa meraviglia abbandonata, sembra, non so, gli scavi di Pompei, che cazzo è? Insomma, ragazzi, si può parlare di Rinascimento italiano, Giulio? Si può parlare di Rinascimento italiano? Cosa avresti detto qui in conferenza? Dici qualcosa? Ma guarda, no. Sinceramente sono un po' capitato per caso in questa conferenza, non ho capito bene il motivo, però credo che noi, in qualche modo, tu e altri nostri amici, abbiamo a che fare con la bellezza. C'è un problema di interpretazione della bellezza e di aggiornarla alla nostra contemporaneità. Io credo che c'è bisogno del rinascimento, cioè di rinascere ogni volta che c'è bisogno di bellezza nuova per questo mondo. Ecco, credo che il lavoro che noi facciamo è proprio reinterpretare le cose e apportare bellezza. Sì, ma il contesto in cui ci troviamo è l'Italia. Franco, tu pensi che sia un humus buono questo per produrre bellezza oggi o facciamo difficoltà? Sì, io faccio un po' di fatica, uso la parola rinascimento, nel senso che faccio sempre fatica a riferirmi a delle cature del passato. Anche per... ho come la sensazione che in Italia ci sia un enorme potenziale inespresso. Per cui le lamentazioni sul decadimento le condivido, perché intorno c'è evidentemente cose poco piacevoli, ma dall'altra parte io credo che proprio perché c'è un decadimento dall'altra parte ci sia un potenziale straordinario ancora da tirare fuori. Ho l'impressione che per tirarlo fuori servano però più segnali di discontinuità. Cioè, mi sembra che in ogni ambito, nello scenario italiano, dalla politica alla cultura, anche alle nuove generazioni, ci sia sempre la preoccupazione di ricollegarsi a qualcosa che c'era prima. Ho come l'impressione che bisogna fare veramente un salto reinventivo soltanto nel momento in cui invece abbiamo il coraggio di introdurre dei forti elementi di discontinuità. Giulio, tu sei considerato dalla critica una sorta di caposcuola di tutta una giovane generazione di designer italiani che in effetti i media iniziano a valorizzare. Vuol dire, l'operazione che avevi fatto con Coop era veramente in quella direzione, cioè tu sei riuscito comunque sempre a creare delle condizioni per cui riuscire ad aiutare chi ti era intorno, cioè questo ruolo del caposcuola te lo senti o ti senti un battitore libero? Penso di essere entrambe le cose. C'è stato un momento che richiedeva questo impegno collettivo, perché credo che anche questo discorso della rinascita richiede un impegno collettivo, non può essere un impegno solo personale del singolo. E quel momento aveva richiesto questo tipo di lavoro di squadra, perché avevo capito che c'era un valore inespresso e per renderlo tangibile, reale, bisognava muoversi tutti insieme. Un pugno è fatto da cinque dita e cinque dita che vanno in una direzione creano veramente una situazione diversa rispetto che un solo dito. Ecco, questo era un po' il lavoro della coppia. Però adesso credo che è stata una stagione, adesso ce n'è un'altra. La tua stagione adesso è una stagione da solo, da solista, ti sei... hai diviso lo studio col tuo storico partner che è stato Matteo Ragni, quindi è un momento da solista questo del... Ma forse di riflessione più sulla qualità del mio lavoro, che poi capisco che ha più, diciamo, ha più lati, più aspetti, curare più il dettaglio, curare più il rapporto con le aziende, curare di più anche le parole che stanno attorno agli oggetti. Poi sto lavorando molto sul concetto degli oggetti narranti, cioè in grado di essere portatori di storie. Questa la... come si può dire, mi interessa molto questo aspetto quasi sacrale, laico, dell'oggetto, perché l'oggetto è veramente un vettore di valori e adesso prendo veramente coscienza di questa cosa. Ma il Rinascimento è un'orchestra, è una sinfonia o è un assolo? Sono te, Franco? Tutte e due, nel senso che se mancano gli elementi trainanti non vai da nessuna parte. Io credo fortemente al ruolo di alcuni personaggi che hanno, che possono avere sullo scenario italiano per... Tu dall'esterno, ad esempio, come lo vedi messo il design italiano? Tu sei un fine conoscitore di quello che viene chiamato design italiano, come lo vedi?
Io lo vedo molto bene, sarà che forse proprio perché ho un occhio esterno e vedendolo meno in una dimensione autoreferenziale da detti ai lavori, tendo a vederne di più gli elementi energetici di quegli altri. Io elementi energetici ne vedo tanti, anzi credo che, Salone da questo punto di vista è un esempio, pur con tutte le contraddizioni, credo che il design sia uno dei pochissimi settori in Italia che è ancora in grado di trascinare intorno a sé non soltanto il proprio mondo specifico, ma un'idea generale di progettazione e di comunicazione che non appartiene soltanto al design. Questa cosa non ce l'ha la moda, questa cosa non ce l'ha l'arte, questa cosa non ce l'ha la letteratura, eccetera, eccetera. Il design ha questa funzione. Tu oggi, in questi giorni in giro, vedi non soltanto strettamente designer, vedi comunicatori, progettisti, gente di mondi diversi, di appartenenze diverse. Secondo me non è un caso che questo avvenga intorno al design, però. Questo perché tutto nasce dalla casa o perché tutto nasce dallo stare insieme? Cioè, il design ha più un panorama domestico di riferimento o ha una forma di socializzazione? Ma per me, ancora una volta, entrambe le cose. Cioè, gli oggetti animano la nostra scena, sono strumenti indispensabili, però sono anche appunto portatori di conoscenza, di valori, di narrazioni, di storie. Ogni volta che noi utilizziamo un oggetto, e se questo oggetto è performante anche da questo punto di vista, aggiunge un capitolo nuovo, non solo alla sua storia, ma alla nostra storia. Allora, quando io vedo un oggetto, vedo dietro il lavoro delle persone, vedo la persona che me l'ha regalato, vedo i ricordi che evoca. Ecco, questa è una potenza incredibile, tante volte inespressa negli oggetti, che mi piace far emergere. Quindi gli oggetti sono tutte queste cose qua. Io mi avvicino adesso con in punta di piedi gli oggetti. Interessante. E la rivoluzione si può fare in punta di piedi? La rivoluzione deve essere fatta in punta di piedi, perché la rivoluzione migliore era quella silenziosa, perché ci si trova davanti a un mondo nuovo e nessuno ha capito bene come funziona. Però sono d'accordo con lui quando dice che serve un momento di stacco forte. La parola rinascere, rinascimento, ha a che fare con la morte. Cioè, bisogna in qualche modo chiudere un capitolo per aprire uno nuovo. Invece questa storia della decadenza, che tutti riconoscono, anzi ci compiacciamo un po' di essere decadenti e di decadere, però è come una precipitare senza fine, no? Perché alla fine non ci rendiamo mai conto, perlomeno non vogliamo interrompere veramente un'era, chiudere i conti con un passato che comincia a diventare un po' pesante e dire: bene, ora si rinasce. Cioè, il Rinascimento a Firenze è partito da un concorso di idee per decorare le porte del Battistero. C'è stata una volontà di chiamare artisti nuovi, giovanissimi. Brunelleschi aveva 20 anni quando ha fatto un concorso bellissimo, no, con Ghiberti. Poi ha vinto Ghiberti, che era un po' più tradizionalista, però c'era proprio la volontà di dire una cosa nuova e partire addirittura da delle porte di bronzo, cioè un fatto importantissimo per la città. Firenze nasce attorno al Battistero e il Battistero è il luogo di rinascita. Il Battistero ha 8 lati perché è l'ottavo giorno, cioè Dio ha creato il mondo in 7 giorni e l'ottavo spetta al nascituro, che viene battezzato e entra nel mondo. Il significato è fortissimo. Noi siamo in grado di costruire oggi un Battistero.